Sai perché mi batte il corazon? Ha segnato Bernardeschi, ha segnato Bernardeschi. Sì, ha segnato Bernardeschi, basta. Può succedere qualsiasi cosa. Può essersi fatto male Dybala, che probabilmente ci regalerà una live, perché sì, due live su due le abbiamo vinte tutte e due. In questo momento fare una live e vedere la Juve vincere era come andare a vedere una partita della Spal a Ferrara e vederla vincere, quindi impossibile. Io, raga, ve lancio una sfida impossibile: 100.000 iscritti entro il 7 agosto e la rifamo con Lione sta live. Sarà una live di disperazione, sarà una live dove ogni juventino in questo momento più che festeggia dice mi sa che la Champions inquadra dietro l'angolo. In questo momento tu cosa devi fare? Devi spargere la voce, spammare il profilo Twitch a un tuo amico e divertirti. Ma a proposito di questo, dove voglio vedere gli obei like diventare blu e poi toglierlo e poi metterlo e poi toglierlo, deve esplodere qualsiasi cosa, perché ha segnato Bernardeschi e non siamo più nel pianeta Terra. Nel 2020 hanno segnato Danilo, ha segnato Calabria, ha segnato chiunque, ha segnato Bernardeschi. Che ha fatto un altro gol. Però la cosa più sorprendente, dopo anche Rabiot ha segnato quest'anno. Rabiot, che giocatore è quest'anno? Che cosa sta facendo in questo finale di stagione? L'unico, insieme a Ronaldo, che è incazzato come una pigna dopo che aveva sbagliato il rigore sul 3-0, va lì, prende palla, ne scarta 3, va sulla linea di fondo, mi fa le giocate, voleva fare gol da calcio d'angolo, non contento, dice, finita l'azione, non posso fare gol, che faccio? Mi pio l'angolo e vado a segnare. Infatti io stavo e fa il 3-0 davvero. Non potrà vincere il capocannoniere Immobile, fai quello che ti pare, vinci la capocannoniere con e supera Higuain, anche se non sarebbe bellissimo da vedere, ma festeggiate, perché se no gli interisti tutti quanti coglione sono già pronti, sono pronti a rosicchiare, perché devono aspettare quello. Quindi noi in faccia abbiamo perso la Supercoppa, abbiamo perso la Coppa Italia, era il nostro momento. Sono 9 di fila, un dei risulta più. Oh caro amico mio juventino, che magari pensi che quest'anno lo scudetto non vada festeggiato, sono 9 anni che lo vinci. Potrebbe finire da un momento all'altro sto momento, e se tu continui a farlo, vincere è difficile, ma continuare a vincere lo è sempre di più, per quanto l'abbiamo detto sto Sarri out, per quanto per voi tutti sia facile vincere con Rabiot e Bernardeschi un campionato, io lo reputo ancora più bello forse, perché abbiamo vinto con Rabiot e Bernardeschi, che fino a qualche mese fa Rabiot per molti era un bidone dell'immondizia, per molti lo è ancora, ci mancherebbe altro, però per me in questo momento è la mia unica luce di speranza a fondo a un tunnel fatto di niente, perché tanto con Lione non ci sarà manco Dybala, De Ligt è uscito male, Danilo speravo si fosse fatto il male di Dybala, ma invece per quanto gli possa anche voler bene a lui, perché in questo momento se te fai Sarri out non c'è più nessuno, tu fai out e chi sta in? Tutti rotti, se lui è out, quello è out, chi sta in? Io? Non so, assumiamo curriculum, mandala alla Juve, cercano giocatori di calcio, hai che esperienza hai? 400 partite di calcetto, assunto, tanto chi deve giocare? Olivieri? Cioè con il Lione onestamente adesso ti puoi immaginare un Ronaldo Higuain quadrato, con Bernardeschi riserva, perché tanto in questo senso è Dybala che si tocca la coscia, o magari non c'ha nulla, però se ti tocchi la coscia di sti tempi, dire stagione finita è come di, cioè dire che manchi 14 giorni è come di quasi stagione finita, perché tra 2 settimane e so 2, ce l'hai quella partita lì dietro l'angolo, so quanti giorni, so 12 giorni e c'ha Juve Lione, quindi se ti tocchi la coscia, ti sei messo il ghiaccio, quello che ti pare, ed è l'adduttore, e signori dobbiamo pregare. Però fateci festeggiare sto scudetto maledetto che è arrivato con 2 turni d'anticipo, l'anno in cui veramente per Sarri il campionato più difficile della storia. Lì veramente ti sei preso una figura di merda, perché intanto ti sei svalutato, perché Sarri, quando tu inseguivi la Juve che poi si era perso in albergo, no, quella storia famosa, tu cazzo avevi fatto 85 punti in 36 giornate, ora abbiamo fatto 83, quindi ti svaluti. Cioè quest'anno va bene che ci sono state 4 squadre dietro di noi, che quindi di solito ogni anno ce n'avevi una di rivale, non 4, perché alla fine sono state 4 le squadre che sono arrivate tutte insieme sopra i 75 punti. Però, dai, è lo scudetto di chi, mi viene da dire? Di Dybala e di Ronaldo, perché di fatto se tu fai una partita, ogni gol con Ronaldo ti segna tante partite consecutive e c'hai un Dybala, mi viene da dire che è loro. Sicuramente lo scudetto non del centrocampo, perché il centrocampo hai dimostrato che di avere... forse un pochino di
come dire, di corsa finale a sprazzi Bentancur, che è stato un pochino più costante sotto il punto di vista dell'applicazione. Fatto anche un po' un periodo di pianici per la prima parte della stagione. La stagione di Rabiot che l'ha svoltata su questo finale post-Covid, meno male che il Gatorade lo passano da Bergamo anche in via straordinaria a Torino e vedi lì Rabiot che prende con la mano tesa, passa un po' che mi serve di un po' di benzina. Oh mamma, visto che viene da Bergamo, pomme, gli partono gli spinaci, no? Ovviamente sto scherzando. Poi dei difensori, lo scudetto, ma anziano più De Ligt e Bonucci e quegli altri, come vi ho detto, dei centrocampisti. Quindi qualche partita l'ha decisa anche De Ligt, che di fatto è stato l'acquisto di un difensore che doveva rimpiazzare il peso di un Chiellini, che è sempre più anni l'addio di Barzagli, quella che era una difesa che ormai andava sostituita, che per 7 anni, bene o male, tutta intera, Taretto lì dietro, è dovuto prendere un difensore di livello, di spessore, che cercasse di tramandare questa tradizione, questa insomma dinastia di difensori vincenti alla Juventus e soprattutto decisivi. E De Ligt, per quanto possa averci messo un po' di tempo perché veniva da un campionato diverso, è giovane del 99 e ha fatto quei fallacci di mano. Alla fine, se non c'era lui in difesa, qualche partita non penso che la gamba non ci avrebbe messa un Rugani. Quindi sicuramente anche di De Ligt con merito questo scudetto, che alla fine è il quarto miglior marcatore della Juventus. Sicuramente non è quello più bello dove dici cavolo, ho vinto grandissime partite da dire in rimonta al 90esimo. Però voglio dire, quando lo vinci, bello o brutto, dici certo il più bello e spettacolare fu il primo. E mi viene da dire quello dove tu, dopo 12 giornate, dopo 10 giornate c'avevi 12 punti. E poi hai rimontato tutti perché le hai vinte quasi tutti. E c'era quella, è all'ultimo anno di Pogba, se non sbaglio. Poi è anche quello dove c'era Sarri che stava dietro con la Juve, che si vinse a San Siro con il gol di Gonzalo. Però sto scudetto qua, alla fine, tu devi anche dare un pochino di ascolto a Sarri, perché di fatto non era di certo uno tra i più facili, perché avevi dei giocatori in condizioni imbarazzanti. L'abbiamo chiuso anche oggi con un clean sheet da dire, oh, non abbiamo preso gol, mamma mia! Ma quant'è che non succedeva? Te esce proprio il sudore, te esce il sangue, da quant'è che non si prendeva un gol? Da Lecce, da Lecce, che era un mese fa, e sono passati quanti turni? Sono passati 9 turni in mezzo. È passato il Genoa, il Torino, il Milan, l'Atalanta, l'Udinese, Sassuolo, Lazio, ce n'è più? No, non prendevi, cioè, 0 gol, finalmente, anche lì. Meno male. Ora, Cagliari e Coso e Roma. Ora, se intervistassero, sai, gli dicono, no? Lei ha intenzione di fare dei cambi in previsione della partita con Cagliari e Roma per far rifiatare qualcuno? Non c'ho un cazzo, e con chi faccio rifiatare? Mi si sono rotti tutti, quindi io, a meno che un convoco mia moglie, mio figlio, non ci sa nessuno, quindi mettete il follow, mentre qualcuno faccia qualcosa, mandate il curriculum alla Juventus, cioè gioco con la primavera. Veramente, chi gioca? Cioè, facciamo delle rotazioni, tutta la primavera può scendere in campo, può giocare a Pinzoglio per fargli dare una gioia di una presenza, però per di. Ora, a parte gli scherzi, lì un turno di riposo a Ronaldo glielo dai, perché ora, a parte gli scherzi, finché si dice che segna solo su rigore, oggi manco penaldo oggi, perché Ronaldo oggi non ha segnato su rigore. Beh, quando ha sbagliato, solo per i fantallenatori, mi dispiace. Però per il resto, meglio, non ha segnato su rigore, almeno oggi non è neanche penaldo, gliel'ha andato, perché Alexandro scende sulla fascia all'87esimo, ragazzi, segniamoci questa data. Gol di Bernardeschi, Alexandro che si invola sulla fascia e si procura un rigore. Per il resto, ragazzi, io vi saluto, il video è già abbastanza lungo. Bisogna festeggiarlo, ripeto, perché c'è gente che appena è lì dietro l'angolo ed è seconda. Oh, non lo scudetto! Lo vince anche io! E vi rompo nei coglioni, vero? Quando lo vince qualcun altro, non vi preoccupate che sotto casa vi vengono col clacson a sfondare, dici oh no! Invece non lo puoi fare ora perché non stai approfittando di questo momento. Quindi festeggia! Perché dietro lo sognano. Come noi sogniamo qualcos'altro, loro sognano questo. E per quanto potranno dirci co come mai, anche loro co come mai, lo scudetto non lo vinci mai. Da quasi 10 anni! Bella! Fino alla fine! Dai, Emena! Anche con l'incendio, ste prego.